Ragazzi, la cena dei regini, bentornati. Commentate a cena@bacco.it questa puntata veramente un po', tra virgolette, pazzerella. Ma adesso passiamo al nostro angolo della classifica: i 15 modi più comuni di morire per sbaglio. Perché Guarda succede? me, toccargli le Anche palle. per. Guarda un po' a lui, no? Ragazzi, contenetevi. Ragazzi, La contenetevi. morte se ne dice il tutto, mi ricordo, quindi ora veramente tranquilli, Ha cambiato tranquilli. lavoro. No, adesso sono tutti che sei tu. Visto, Ora no, lavoro non al ero io. McDonald's. Visto la nostra, come dire, amicizia con la morte negli ultimi giorni, bisogna adesso continuare sull'argomento. Alla numero 15, colpiti da un oggetto in caduta libera, che poi è una delle sindrome, delle paure più strane che può capitare Qua comunque ci vorrebbe l'intervista di Willy e il Coyote. all'uomo. Dalle 30 alle 50 persone ogni anno muoiono schiacciate da un oggetto in caduta libera. Il classico pianoforte che cade Molto utile il cartone dalle. animato. Esatto. Nicoline! E Alla numero 14, l'annegamento. 4.500 persone muoiono così ogni anno. E l'annegamento è abbastanza comune, vabbè, direi. l'annegamento alla fine può succedere, cioè. Non è. Stai zitto. Stai Quel zitto. momento in più Sottilizza. che passi in acqua ti è fatale. Magari un crampo, si è stancato Oppure sei troppo. un genio, se non spugna affondi. Ma a proposito di spugna, Eugenio, alla numero 13, l'intossicazione da alcol. E quella la rischiamo un po' tutti. Ogni anno 50.000 persone finiscono in ospedale perché hanno bevuto troppo. Tipo Red Bull. Sì, No, il Red Bull, mi Red. dispiace. Continua così. Almeno non finisce la nostra Beh, classifica. questo qua è proprio. Cioè, alla fine. Però va bene, andiamo per Red Bull, guarda che ti succede. Metti un 50 toro. persone non ce la fanno e alla fine muoiono per intossicazione d'alcol. Ma questo. Cioè, alla fine devi rendere. Cioè, questa è una cosa delle persone. Cioè, se l'annegamento è un cazzo, questo è proprio stupidità. Devi rendere detto un freno. Io. Sto bevendo troppo! Continua allora! Vabbè, ma è una questione psicologica perché alla fine i pensieri non sono tuoi, sono chimici. Se tu bevi un sacco di alcol, l'attiva devi. Come si dice? Hai creato un mostro. Ricettore. Siete dei pezzi di merda, perché non riuscite a farmi parlare e stare Dai, zitti? Io sto parlando! parla! Parla! È la colpa dell'alcol, ma troppo buono! Beh, più bevi alcol, si crea una reazione chimica nel tuo cervello e ti dice: bevi ancora, pezzo di merda. Capito? Davvero? Sì. È tutta questione di Non vai chimica. sul tipo vegetativo a terra. Comunque c'è un ottimo Ma questo rimedio. alla C'è fine. un ottimo rimedio per l'alcol. Se a un certo punto, dopo aver bevuto parecchio alcol pesante, cominci a bere birra, il tasso alcolico comincia a scendere senza essere drastico, la discesa. Di conseguenza non ti senti mai alla fine Hanno detto della pure il ronza. caffè, ho sentito dire. No, più perché comunque se la birra è alcolica, ma non quanto la vodka o il whisky. Quindi se tu hai bevuto molti alcolici pesanti, poi cominci a bere birra piano piano, il tasso alcolico che hai nel sangue comincia a scendere, però Vero. senza cadere a Io sapevo picco. che mescolare era peggio. Sì, però mescolare alcolici tipo 20-30 gradi, anche di più. Invece La spari birra invece era. ti abbassa il livello alcolico nel sangue. Capito? Di È conseguenza, utilissima la birra. alla fine la sbronza non stai. Cioè, ne ho sentito parlare da una persona che è andata a vedere, che è andata nei paesi dei paesi dove la costrizione di alcol è parecchia. E c'erano proprio dei Russia. ragazzi che facevano in questo modo, che Russia. bevevano parecchio, poi bevevano birra piano piano e non cadevano da quella sbronza e li facevano cadere a terra attecchiti. La prossima volta vieni un mazzo di whisky, ci penso. Meglio! Senza stare male per i 4 giorni successivi. Dobbiamo pensarci. Ma ragazzi, al numero 12 invece veramente imprevedibile, le montagne russe. Sono un'attrazione che a quanto pare a volte fa il suo. Come? Fa il suo. Chissà come vanno. C'è persone che subito dicono: ehi, guardate! Allora, secondo Attacco di me, prima cuore. di tutto, l'infarto. Secondo di tutto, basta se si smolla una vita e cade tutto. Quella è proprio la Sono final così drastiche, destination. Più che altro penso alle persone stupide che ti alzano la mano a un certo punto della te. Ciao, mamma! veramente. Non penso che si muoia nessun braccio, bando, scusa che te lo dico.
Se ti rovino questa convinzione della tua esistenza. Sì, ma tu quando l'intero posto delle montagne russe diventi di distanza alla velocità. Non penso ti faccia bene, Andrea. Lo sai, vero? Se non è che ti viene il sangue in faccia, allora ti fanno i buchini. Ma dobbiamo ricordare a tal proposito il mito delle scorse feste regine, la grande leggenda metropolitana del ciccione che volò via. Ciccione, ragazzino, ragazzo, tutto vecchio, vecchio. La versione più diffusa era questo ciccione che era andato alle giostre di Reggio Calabria e in occasione delle feste era salito su una giostra. Durante il giro si era staccato da questa giostra a causa del suo peso. Lui era volato su un altro tizio, uccidendo questo tizio e restando lui comunque gravemente in coma, gravemente ferito e via dicendo. E questa cosa ha funestato le festività regine. In verità avevano semplicemente fermato una giostra perché era insicura, ma senza nessun morto o altro. Cose che capitano, quindi comunque le montagne russe hanno invece il loro, evidentemente, controindicazione. Al numero 11, un po' buffo quasi, i tuffi. 6.700 persone ogni anno finiscono all'ospedale perché si sono tuffati in acque troppo basse o comunque per essere entrati male in acqua. E qua ci vuole un bel... Guarda come è stato animato! Quindi direi che le persone che vivono nei cartoni animati e si ispirano ai cartoni animati finiscono sempre male. C'è un motivo per cui quella scenetta è stata creata e ora lo so! È stata creata da una delle 6.700 persone che è andata alla Warner Bros. Cioè, seriamente. Si chiama selezione naturale. Cioè, tu non vedi che c'è l'acqua bassa sotto di te. Ma pure se tu decidi, voglio fare un tuffo in alto, ma magari vado a controllare com'è l'acqua. No! Che cazzo dici? Una volta era salina. Era salina, sapete che era salina, c'è l'acqua bassa, ci sono i ricci da tutte le parti. Una volta era salina. Uno che fa? Sale su uno scoglio, si butta, esce dall'acqua con un riccio qua. Santo cielo. In faccia. Sì, sangue da tutte le parti, d'acqua rossa, stile Mosè. Questa persona deve essere veramente un genio. Ma non avete mai visto il principe del cielo? Il principe di Bel-Air. Alla numero 10, la folgorazione. Ogni anno muoiono 400 persone circa per la folgorazione. Specifichiamo, non sono solo elettricisti, dice giustamente la classifica. E qua si aggiungono E qua si aggiungono anche episodi che hanno riguardato la rubare il rame. I rom che cercano di rubare il rame dalla ferrovia e rimangono folgorati. Qua parliamo di incidenti, capisci, proprio cose assolutamente fuori dal consueto. E quindi la folgorazione è comunque una cosa abbastanza comune, perché nella vita alla fine chi non si è beccato. Sai come accade a me tutte le volte? Quando un ragazzo mi incontra non c'è la scintilla, in quel momento... No. Tutto questo me ne vado! Puttana! Me ne vado da solo, perché era bruttissima, era orribile! Povero pacco! Dai, non c'è provato! Era carino! Ragazzi... Sei iniziato, resisti! Ce la faranno! Lo vedo molto molto. Se mangiamo un maiale questo qui. Post produzione questo. Alla numero 9, uccisi dai macchinari che comunque anche quelli più strani, al di là di seghe elettriche e trivelle che possono essere più particolari, tra i grandi killer anche i distributori automatici. Come? Comunque quelle macchinette imprevedibili. Non vado più alla smart shop allora per il mobile. Mandateci perché ci sono persone arrivate. Sei là, comprati la batteretta di cioccolato, non te ne accorgi, vai a mettere la motina e poi ti cade addosso il distributore. È ovvio che succede così. Tutti i giorni! A me, ora come mi mangiamo anche un'altra scena da cartone animato, mi metti e esce troppo forte la parete di cioccolato e ti fa colpire in faccia. Questa è la fantastica. No, questo era Brivido, il film di King. Davvero? Succede in una scena del film Brivido, dove una macchinetta che distribuisce lattine di birra, mi sembra, lattine di comunque bibita,
le spara addosso a una squadra di baseball e la uccide per la maggior parte. Meno male che non è bottiglia di birra. Io mi ricordo una scena di Fantozzi contro tutti, dove c'è Fantozzi che è sedato, si mette a cercare di prendere una Coca-Cola da un distributore in mezzo al nulla. E la Coca-Cola esce tutte le parti a velocità supersonica e fa colpire tutti i partecipanti alla gara. Si era ispirato. Okay. Alla numero 7, intossicazione da gas. 700 persone ogni anno muoiono per essere intossicate da gas. Vai. Stai zitto. Eugenio, stai zitto. E non mollarlo ora. Ma sì. Gas di che tipo? Tutti i tipi. Ah, tutti i tipi. Anche gli tipo. Spray, quelli là che teoricamente possono essere letali, e i gas di ogni genere. E quindi, ragazzi, okay. Che causa del suo mal pianga se stesso. Alla numero 6, ovviamente, qua una cosa abbastanza: le armi da fuoco, okay. In questa classifica risultano quasi banali. 1500 persone per ogni anno muoiono, ma uccise per sbaglio da si suppongo di sì. Ci sono le armi da fuoco. Gli vengono mettere qua nel supermercato le armi da fuoco. Allora, per la presenza direi di sì. Però visto che sono alla numero 6, può essere che non l'avrebbero messa alla numero 1, come proprio quelle più diffuse e quindi più legali. Cioè, li vendono quasi al supermercato. O le altre 5 sono veramente le cose più assurde e inimmaginabili, o comunque sì, non è stata fatta agli americani. Perché ci sono anche le armi per bambini. Cioè, parliamone. No, hai capito, i migliori sono quelli che mettono le foto delle loro armi illegali su Instagram, le foto delle mazzette che prendono per la droga, e scrivono sotto... Ehi, vedo che cosa ho guadagnato stasera con quel filo d'erba. Ho battuto 4 bambini. Dio mio, perché? Un fulmine! La fulminazione! Col mio mini Kalashnikov li ho battuti. No, io penso che quelli che hanno superato tutti in queste cose sono dei 4 ragazzi francesi che hanno rubato un lama in uno zoo, l'hanno portato su un tram, hanno fatto una corsa in tram con questo lama e poi l'hanno abbandonato. Idoli. Un applauso per quei ragazzi, no? Idoli. Idoli. Perché hanno rubato un lama. C'è tutti gli animali, hanno rubato un lama. Ma il lama è l'animale più figo dell'universo. Lama. Sputa. Lama. No, invece hanno fatto. Ma la cosa bella è che la polizia li ha trovati subito perché hanno postato su Facebook le foto di loro con. Ok, mi fido. Mezzi idoli. Mezzo applauso. Magari quello perfetto. Rubare un lama. E poi che fate mettete su Facebook? Dai, potete rubare ancora. Magari potete un'alpaca. Pensa tu. Alla numero 5, il soffocamento, che comunque colpisce più di 3.000 persone ogni anno perché muoiono soffocate dagli oggetti anche più strani, compreso il cibo e soprattutto il cibo andato attraverso. E il broccoli, come insegna la puntata dei Simpson. E il cibo in generale. Una volta mi sto soffocando con i capelli. Chissà come mai, ne è così pochi. No, ce l'avevo fino al culo quando è successo. E praticamente non mi sto solo dormendo tranquillamente, tutto mi sveglio. Ce l'avevo in gola qua, non so come ho fatto. Allora. E tu lo fai così. Che cosa ti fai? Il mangiatore di capelli. Alla numero 4, incendi. 3.700 persone ogni anno muoiono a causa di un incendio accidentale. Cosa? Dillo. Hai provocato un dillo, dai. Vabbè, sentite, non è che adesso dico ti brucio la casa tutti quanti e quindi vuol dire che lo faccio. È colpa tua. A qualcuno. Tipo la mia sentite, è importante. E lui sta mettendo la sua colpa. Aspettate, c'è stata praticamente una ragazza mia vicina di casa che ha lasciato il metano aperto e è andata a divertirsi col ragazzo perché era solo a casa in un'altra stanza. Che fa? Torna in cucina, non so che cosa aveva deciso di fare, sa. Pompieri a tutte le parti perché aveva mandato a fuoco tutto quanto. Bello. E tu gli avevi detto di bruciare la casa prima? Sì. No. Ma lei si è salvata, cioè sta bene. Giornata focosa quindi. capito? Niente. Molto caldo e poi essere anche... No! Diventa ragazzi, no, era tu, no. Ragazzi.
Alla numero 3, avvelenamento, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma in ogni caso alla fine ci sono dei particolari ingredienti, comunque sostanze che possono essere nocive a partire dai detersivi medicinali, e quindi anche loro fanno una bella strage di vero Eugenio, che ti bevi lo shampoo e tu il lassativo, penso perché di lassativo che è lassativo, e cosa c'entra i lassativi con lo shampoo? Non lo so, ma ti ha mandato a cagare a me. Parla, tu non sei, pensavo tu. Alla numero 2, ragazzi, incidenti stradali. 43.000 persone ogni anno muoiono a causa degli incidenti stradali, che ovviamente fanno il loro. Però è la numero 2, attenzione. No, ma già è la prima. Rullo attenzione, la numero 1. La numero 1 è le cadute accidentali. La più senza dover cadere in maniera particolare, a volte basta anche una caduta da accidentale anche da una sedia, e incidenti fatali più numerosi avvengono così, per le cadute accidentali. Proprio a livello goffo, a livello madonnale, cioè non lo so, io cammino, cado e muori. Perché è la caduta che non ti aspetti, è quella cosa che può succedere sempre, e quindi è letale per questo, capisci? Va bene, ti era sceso il palmo e l'hai fatto risalire. Cadute accidentali storiche, ragazzi, dai. Tipo? In che senso? È una dichiarazione? Bello, ma questo è il c'è questa coalizione contro di me con il resto dello stronzo del gruppo panda. Appunto. Ma non è assolutamente vero. No, cadute strane, cadute banali. Beh, strane, io conosco persone che praticamente essendo femme cadono. Proprio essendo femmine cadono. Stando femmine. Cioè, vedete, non c'è niente, lei è stata completamente di cadono. Non si sa perché, non si sa come, ma succede. Succede anche a me. Io sono in piedi così, guardo di vuoto e poi no. Cadi, gli altri ti prendono in braccio da solo, come Jack Norris. Tutti i giorni. Ragazzi, raccontateci le vostre esperienze di morte. Bravi! Raccontateci come siete morti accidentalmente a cena@yourchannelbank.it. Adesso uno spazio musicale a dopo.